Ok, salve a tutti, vi parla Unicorno 007 e questa è una nuova technique, scusate, technique pack. Già, e come vedete non ci sono i trucchi, anche se hanno messo too many items che però non funziona, perciò sarebbe come non usare i trucchi. E questo sarà il primo episodio di una lunghissima serie che volevo fare in multiplayer, ma non so come si fa. Perciò se voi ci scrivete sotto, potremo comunque capire e iniziare questa serie, che adesso introduco da solo, mentre poi entrerà anche Alias 0045 e giocheremo finalmente in multiplayer. Ok. Oh, maiali. Ci sono i maiali. Ovviamente lagga, perciò... si è già... Aspettate, aspettate. Opzioni, impostazioni video, veloce, short circa, ok, come vedete hanno già caricato precedentemente molte mod, perché lagga così tanto? Mi dispiace, ma hanno bilanciate, ok. Bilanciate, nuvole off, fatto. Ok, così non lagga. Perfetto, scusate però per la visuale, è bruttissima però. Non ho un computer potentissimo. Dai, muori, maiale. Dai, mi serve la tua carne. Qui però ci sono dei rumori che hanno aggiunto grazie a queste mod. Dove sei? Oh, grazie. Adoro la tua carne. Allora, questa è meglio non romperla. Comunque hanno aggiunto molte mod, infatti come lì vedete la luce del sole, la minimappa e moltissime altre cose. Ma... E anche molti rumori, che è una cosa molto bella. E questo è il primo episodio, come vi ho già detto, di una lunghissima serie, dove come obiettivo costruirmi una casa. Vai, attacchiamo il maiale. Oh, grazie del 2 bistecca che mi hai dato. Allora, com'è brutta questa? Wow. Aspettate. Che rumore, vabbè. Uccidiamo la mucca. Perché laghi così tanto? È una cosa impossibile. Cosa c'è qua? Oh, io ovviamente con queste mod c'è anche Mo Creatures. E questa è un'anatra, vediamo cosa dai, anatra. Sono proprio difficile dei polli da prendere. Anatre. Allora, no, qui non va bene. Uno slime blu. Si continuano a scoprire un mucchio di cose. Ma c'è un problema. E comunque hanno già caricato anche molte mappe. Ed è per quello che dura. Non farlo laggare questo gioco. Che rumore era? Ah, un piccolo slime. Oh, capro, anche un serpente. Muori? Ed ecco perché non bisogna avventurarsi, e muori. Oh, grazie delle tue uova, credo. Oh, l'anatra di prima. Dai, dai, muori. Vediamo se hai coraggio. Oh, anche la pecora mi serve. Proprio credo che sia meglio prima farsi una spada. Già. Vabbè, cerchiamo gli alberi, cosa vi devo dire? Proprio stati spawnati nel posto peggiore ci poteva essere. Mi speravo qualcosa di più, invece no. Dai. Oh, alleluia. Però per adesso dicevo siamo a posto. Anzi, devo mangiare anche se è cruda, purtroppo. Va bene. Oh, la zona. È una zona speciale. Lo sapete che io non so niente proprio. Perciò durante dovrò andare a vedere anche su internet come si fanno a prendere gli oggetti speciali. Comunque questa zona non mi attira molto. Praticamente non fa crescere la natura. Cosa bruttissima. Potrei provare a prendere un blocco. No, sono lunghi da rompere però. Quindi lasciamoli stare, ma per adesso. Allora, se io faccio X, la mappa mi si prosta davanti a me. Quindi io dovrei andare là per trovare degli alberi. Guardate la zona come si spara. Circa sì, da quella parte. Ok, togliamo pure la mappa.
Bene, andiamo. Si vede anche il mare. Come vedete lì c'è una fatina, da quello che ho capito. Oppure è un lampeggiante, non lo so. In questa grafica non si vede niente. Oh, che bello! No, non lo spero. Cos'è? Oh, che bello. Come vedete comunque questi sono alberi speciali, da come ho visto in alcuni video cosa sta succedendo. Ah, niente, non si stava spawnando bomba. E niente, adesso prendiamo la nostra amata pianta. Ok, adesso mi farò sicuramente prima un piccone di legno e poi l'ascia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, io non posso prendere niente, vedete, dalla tua main items, perciò... però... Ah no, ma sì che li ho presi. Beh, io non userò mai trucchi, promesso. Vabbè, comunque quello non credo mi interessa soltanto per acquistare esperienza. Allora... ok. Quindi abbiamo il nostro crafting e creiamo il nostro primo piccone. Magari userò soltanto quei trucchi per esempio non rendere notte, però neanche quelli sono molto belli, ma qualche volta servono. Ok, iniziamo a scavare. Fin qui è tutto normale. Adesso dopo ho visto qualche oggetto in più, niente. Ok, sapete cosa serve questa pietra? Allora, innanzitutto a farsi una spada, prendo uno slime. Non voglio uscire a trovarmi uno slime in giro. Comunque, innanzitutto serve per farsi la spada, una fornace, un piccone e un'ascia, e dopo sarei a posto. Oppure sono delle gocce, vabbè, lasciamo stare qua, che è meglio. Perfetto. Allora, innanzitutto ci creiamo... Allora, aspettate, aspettate, aspettate. Ok, la spada. Perfetto. Poi il piccone. Perfetto. E l'ascia. Ok, e me ne sono rimaste giuste giuste 8 per creare poi la fornace. Però adesso prendiamoci la legna. Oplala. Guardate quest'albero, mi zecca questi rumori. Sono inquietanti qualche volta. Ma anzi, non qualche volta, sempre. Comunque, apprestiamoci a prendere tutta questa bella legna. Forza, questa credo che sia una quercia secolare, però non ho ben capito. Vabbè. Bene, bene, bene. Ok. Guardate quanta bella legna. Come mai solo tre? Ah no, ok, niente. Perfetto, siamo a posto di legna. Adesso credo di crearmi un piccolo rifugio qui, dove mi metto a cuocere la carne. Credo si possano cuocere anche le uova, però. Non so. Quindi, creiamo la nostra carne cotta, prendiamo questo pezzo che mi ero dimenticato e facciamoci il nostro rifugio. Credo di legno perché abbiamo così tanta legna. Ma è un piccolo rifugio, non è niente di che, non aspettatevi granché. È soltanto temporaneo. Sì, qui però forse è meglio... Oh, vabbè. Questi rumori non li sopporto, scusatemi. Oh, così è già molto meglio. Ha già finito di cuocere. E lì ci facciamo la nostra porta. Allora, vediamo bene. Ok, cuocio anche questa. Grazie, sei sempre gentile nei miei confronti. Dove là c'è poi la nostra miniera, dove scaviamo ancora. E poi ci appropinguiamo a trovare tutti i materiali e provare... Beh, non in questo video però. Sicuramente in un altro video. Allora, come volevo dire, questo non... Mannaggia. Non è una casa di quelle perfette. Uè, è già finito di cuocere ancora. E mi è avanzato ancora uno di legno, credo mi servirà. E
mi dispiace sempre per la visuale, non riesco a far di meglio purtroppo. Cioè, posso anche... aspettate. Nation, luminosità, sì, 50%. Ok, grafica veloce, sì. Se rendo sofisticata, beh, non cambia molto. Comunque, mi dispiace, ve l'ho già detto. Marrone bilanciate. Il vecchio letto che posso togliere, ecco, infatti. Non ci capisco molto. Vabbè. Ma questa è molta nebbia, questa è poca nebbia. Ok, 0.8, non dico più. Odor, no, niente, vabbè. Post weather, off. Lo screen, ok, vabbè. Fatto. Così credo che laghi ancora meno, no, vabbè. Non posso fare nient'altro se il mio computer è così. Oh, poveretto. Ecco, sta già scendendo la notte. Cioè, sta già salendo la notte, sta già scendendo il sole. Bene. È stata dura questa puntata. Credo che comunque adesso devo soltanto cercare del carbone. Faccio una porta. Mi basta anche fare una pressure plate. Ok. Perfetto. E una pressure plate. Ok. Qui vedete si apre meglio la porta. Allora, rientriamo nella nostra miniera che dovrebbe essere migliorata. Porca miseria. Qui c'è anche un'uscita, attenzione. Però adesso devo fare un'altra cosa. Ok. Devo fare le scale. Dai. Oh. Ci mannaggia. Ok. No, non bastano. Scusate, se. Tac. Perfetto. Dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfetto. Il rumore di un grillo incombe su di me. Chiudiamo qua. Continuiamo un po' la nostra miniera. Che non è nient'altro che pietra, però non può essere definita una vera miniera, comunque. Ok. Allora, dicevo, sono a posto, come ho già detto. Perfetto. Poi dovrò uccidere anche qualche mostro. Credo che abbiano anche caricato... nuovi mostri, credo, boh, non lo so. Si sta già rompendo questo piccone. Non ci posso credere. Carbone, è vero che sei carbone tu? No, non c'è carbone. Ah, che pizza. Mi è sembrato. E ovviamente voi non state vedendo niente tranne la minimap e quello che sto usando. Cos'è? Niente. Sono entrato nella zona della sabbia, credo, non lo so. Beh, sento anche il rumore di un ragno, però aspettate. Se è il rumore di un ragno vuol dire che qua dietro c'è una caverna, vero? No. Beh, andiamo lo stesso a vedere. Niente. Scendiamo ancora di più. Ecco qualcosa. Ah, cappero, ecco cosa c'era. Tanto non puoi passare. Muori. Oh, grazie cielo. Ah, il mio istinto ha avuto sempre ragione. Oh, cosa c'è lì sotto? Ah, come mai è così illuminato, strano? C'è qualcosa che non mi convince. Non trovo minerali. Strano, sempre più strano. Allora. Il mio piccone ormai si è rotto. Perciò la... Ecco, rame. Ah. No, dovevo scavare con quello di pietra, non lo sapevo. Sto imparando come state imparando voi in questo video, vero? Solo due. Ah, tirchi. Non potevi generare in un posto peggiore. Mi sta soltanto rendendo più difficile la vita grazie al carbone. Grazie al carbone, non è una cosa da dire. Sta rendendo un po' troppo lungo questo video. Una miniera. Bene. Serve sempre il carbone perché anche se abbiamo circa un centinaio di torce, comunque serve per un fatto. Cioè il cuocere quella povera carne che è cruda, fa schifo. E ho trovato anche altro rame, attenzione. Beh, mi sta andando bene.
rame e nient'altro. Ah no, ecco qua, rame, rame. Credo che posso già farmi un pezzo dell'armatura di rame che ho già sentito nominare molte volte, perché il rame ormai era diventato facile da trovare, come è facile da trovare anche il carbone, perciò bene. Sì, credo che la potrei fare, perciò torniamo indietro. Dopo esploreremo di più questa caverna. Che rumori? Non mi fido. Purtroppo non conosco al meglio cosa ci potrebbe essere qui, perciò. Ah, qui ci passa. C'era questo gran pipistrello, lo riconosco. Ok. Se ti muovi. Ah. Ok. Perfetto. Allora, aspettate. Prima di tutto creiamo due torce. No, 8 torce. Perfetto. Blaze. Perfetto, forse mi risolverà. Anzi, creiamone anche un po' di più. Va bene, meglio. Non si sa mai. E poi bisogna cuocere il rame. Sì, credo che si possa cuocere. Copper ore. Ci proviamo. Aspettate. Ok. Sì, infatti sta cuocendo. Allora, questa la userò come seconda casa, perciò se noi schiacciamo il tasto C possiamo mettere il punto in cui ci siamo grazie alla minimappa. Perciò, allora, farò la prima casa così. Ok, poi qui potete scegliere il colore, che so, farlo ad esempio così. Ok. E qui potrete vedere il nome, prima casa, sono distante totalmente. Oh, è già cotto. Lui però ci mette un po' a cuocere. No, non è vero. Dai, muoviti. Ok. Comunque, con questi blaze tra un po' potrei far qualcosa. Cos'è questo muro? Magari è. Aspettate. No. Cosa servirebbe? No, 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 no. Non voglio fare niente, ok. E come vi stavo dicendo, questa 2 min items la userò magari soltanto per, non so, che, ad esempio, mettere la pioggia oppure rendere qualche volta aggiornato per iniziare il video, però non la userò neanche per, cioè, per niente altri motivi. Va bene, niente, niente, non stiamo qui a parlare di questo. Posso farmi qualcosa? Sì, però sto aspettando che cuocia tutto. Quell'uovo lì non mi augura niente di buono. C'è anche lo uno dei delfini. Ah no, anzi no, questo è il delfine, questo è anche. Che bello, il mio preferito. Lo squalo. Credo che questa puntata sia quasi giunta al termine. Con la mia piccola grafica dal mio piccolo computer portatile. Non come quei super pro computer da una disk da 1400 GB, non esiste neanche. Se ci muoviamo qui magari, no? No, invece. Dai. Ok, perfetto. Ci possiamo creare qualcosa? Sì. Sperando che funzioni come i vecchi modi. No. No, dai, non dirmi, non so cosa fare. Quindi, dopo questo video andrò a vedere che cosa si può fare. Proviamo col casco. Bene, allora aspettate che vado a vedere cosa c'è in questa 2 min items. Vediamo. Una palestra, interessante. La mod di Buildcraft. Oh, sì. Poi. Ah, questo non mi interessa. Gli ingranaggi. Sì, ora che farò tutto ci vorranno migliaia di puntate. Dov'è che ho visto le armature? Boh. E il lupo. Quindi con questo cosa si può fare alla fine? Lo dici? Niente. Niente. Inutile. Cosa serve il rame? Ci sono anche i martelli. Com'è che si fanno? Vabbè, imparerò tutto nella prossima puntata. Niente. Adesso vi saluto e grazie di avermi seguito. Guardate la prossima puntata. Arrivederci.